Negli ultimi giorni, tre persone sono morte in Lombardia dagli incidenti che si sono verificati mentre cercavano funghi in montagna o colline. L'ultimo un uomo 55 anni che è nelle montagne Red Preda. Nel comune di Valmasino si chiamava Stefano Camesasca ed era uscito lunedì senza tornare. Dopo ore di ricerca è stato trovato la mattina agosto. Pochi giorni prima. Il funerale Oreste Pezzini. Un old 77 anni che ha perso la vita dopo caduta nei servi non lontano da dove risiedeva. Lo scorso fine settimana. Nella zona Sacco. Una frazione di Cosio Valtellino. Un uomo 84 anni nome Enrico Vaninetti è rimasto tragica caduta durante un'escursione funghi solitari. I membri della famiglia non hanno potuto contattarlo e lanciare l'allarme. La ricerca di funghi in terra impervio provoca dozzine di vittime ogni anno. Soprattutto tra agosto e settembre. È un'attività molto più pericolosa di quanto si possa pensare. Specialmente per le persone di una certa età. Per gli esperti, è un problema sottovalutato che esisteva sempre e spesso assorbito dalle notizie nazionali perché le notizie delle individuali sono pubblicate quasi solo dai giornali locali. In effetti, quelli che sono alla ricerca di funghi, a differenza degli alpinisti, non seguono i percorsi tracciati ma spesso preferiscono battere le aree meno frequentate e ripide dei boschi. E spesso lo fa dopo aver piovuto il momento in cui nascono i funghi e quindi in terreni scivolosi. Dove è facile cadere? Per ridurre i rischi, è possibile rispettare alcune semplici indicazioni. 1. Conosci l'area in cui opererai. Esperienza nell'area in cui si intende realizzare ciò che, sotto tutti gli aspetti, è un'escursione. Significa conoscere i suoi pericoli e essere in grado di evitarli. Non improvvisare i grandi camminatori. 3. Dato il rischio di scivolare. È bene avere attrezzature adatte e abbigliamento adeguato. Pantaloni lunghi. Ma soprattutto un buon paio di scarpe da montagna sono must. 70 delle persone colpite da un incidente indossava stivali di gomma. Che è vero che riparano bene dall'umidità. Ma non offrono alcun supporto e stabilità al piede che è libero di ruotare al suo interno. Non sono molto scoraggiati. 4. Nei boschi. Specialmente se si abbandona i percorsi battuti. Non è difficile perdersi. È quindi importante avere strumenti IT che possono aiutare nel caso in cui l'orientamento venga perso.